Pari di rigore nel derby dell'Aragona, dove sono due tiri dagli 11 metri a decidere il match giocato a viso aperto da giallorossi e biancorossi. Ai punti avrebbe forse meritato di più l'11 di casa, con gli ospiti bravi a resistere fino al 95esimo. Clima estivo con sole caldo e con Vastese e Giulianova che si affrontano di fronte a circa 400 spettatori. All'ottavo Antonelli per gli ospiti riceve palla sulla destra, entra in area ma tira debolmente fra le braccia di Di Rienzo. I locali senza Altobelli, Solimeno e Sorgente mostrano qualche titubanza, anche se al 18esimo su angolo di Logoluso la palla attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun giocatore biancorosso riesca a toccare il pallone. Passa un minuto e Di Prisco prova il gol della domenica con la palla che termina però al lato. Gara equilibrata fra due formazioni che dimostrano anche di temersi. Al 23esimo punizione per gli ospiti, calciata da Cristiano Del Grosso e palla destinata all'incrocio con il miracolo di Di Rienzo. Il match stenta decollare anche perché i locali non riescono a trovare sbocchi in avanti, provandoci solo poi al 35esimo con una punizione di Logoluso parata a terra da Amadio. Si arriva così ai minuti finali con il vantaggio ospite al 40esimo grazie a Paudice che trasforma un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un contatto fra Di Filippo e Danna. Dagli 11 metri l'attaccante ospite non sbaglia, regalando il vantaggio alla sua squadra con il primo tempo che si chiude così sullo 0-1. Nella ripresa la squadra di Massimo Silva riparte in avanti, al sesto Di Prisco sfiora il palo. Al nono minuto ci prova Guarracino al volo in area con Remo Amadio che però para. Più attivi i biancorossi di casa in maglia bianca per l'occasione che premono alla ricerca del pari che arriva al 21esimo quando Danna atterra in area Guarracino. Rigore anche in questo caso piuttosto evidente con l'autore del fallo espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto lo stesso Guarracino non sbaglia per il gol del pareggio. Si carica la Vastese che ha così l'occasione per cercare di vincere la partita e al 26 un'opportunità con Di Prisco che dopo una deviazione per poco non beffa Amadio. Partita che si accende con le due formazioni che spingono, si lascia preferire però la squadra aragonese con Pollace pericoloso al 40esimo in area giuliese, mentre un minuto dopo è Guarracino a mancare il gol del 2-1. I giallorossi di Federico Del Grosso soffrono per l'inferiorità numerica con Pollace ancora pericoloso al 45esimo prima del recupero che vede al 50esimo l'occasione per Calabrese che trova però la parata di Amadio che salva porta e risultato. Il derby finisce in parità 1-1 tra Vastese e Giulianova. Silva, pareggio in questo derby con il Giulianova, però nel secondo tempo ci avete provato, avete avuto diverse occasioni anche per vincere la partita, dispiaciuto? Sì, partita un po' stregata, primo tempo sì, era da 0-0, un rigore incredibile, però secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Pur essendo sotto col punteggio non era facile, i ragazzi hanno fatto molto bene, tante occasioni, come si dice bisogna buttarle dentro, quindi un po' in quel senso sono dispiaciuto, però il calcio è questo. La reazione della squadra però nella ripresa c'è stata e questo è il dato probabilmente più confortante. Sì, molto bene in quel senso, anche nello sviluppo del gioco. Pur loro stando molto chiusi, che c'erano pochi spazi, noi abbiamo fatto bene. Poi abbiamo preso la traversa, occasionissime. Però ecco, è il primo tempo che dove avevamo problemini di formazione, dove non avevo, mi mancavano due attaccanti, e lì bisognava fare 0-0, bisognava stare tranquilli. Invece ci siamo un po' fatti del male con quel rigore. E poi però bene, dai, bene. Federico Del Grosso soddisfatto alla fine di questo pareggio, una gara dai due volti, meglio voi credo nel primo tempo, meglio la Vastese nella ripresa? Sì, per come si era poi messa la partita direi un buon punto. Sono un po' amareggiato perché ecco, potevamo essere un po' più attenti dall'inizio del secondo tempo quando abbiamo perso diversi contrasti che purtroppo poi la Vastese ha preso campo e questo mi dispiace, però ecco, tutto sommato il primo tempo non abbiamo rischiato quasi nulla, abbiamo anche fatto delle giocate che potevamo sfruttare in maniera diversa, quindi ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché hanno dato tutto, non è facile con un uomo in meno al 20esimo, non so quante squadre potessero tenere botta, quindi ai ragazzi non posso rimproverare nulla.
Nella ripresa avete rischiato in due o tre circostanze e, come dicevi tu, avete anche un po' pagato l'inferiorità numerica, l'assenza di Danna si è fatta sentire. Eh sì, ho mandato in campo dei ragazzi che non avevano mai giocato ancora, quindi un po' di calo fisico c'è stato e chiaramente la sua assenza anche come organizzazione in campo si è sentita, però ecco, purtroppo questo è il calcio. Però ecco, dai, per come si era messa la gara sono contento. Si guarda la gara di domenica ora con la Recanatese, appuntamento per la prima vittoria, questo è l'augurio dei tifosi? Sì, questo è l'augurio dei tifosi, questo è l'augurio nostro, da martedì subito al lavoro, perché ecco, domenica ci sarà la Recanatese in casa e non possiamo commettere passi falsi, quindi adesso stacchiamo un attimino e poi tutti al lavoro.